Quali sono le norme di riferimento ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno? Allora, le principali norme di riferimento sono essenzialmente due: il decreto legislativo 286 del 98 e successive modifiche, e il DPR 394 del 99, il cosiddetto regolamento di datazione. E poi, per quanto riguarda i cittadini comunitari e i familiari di questi non appartenenti all'Unione Europea, il decreto legislativo 30 del 2007. Con quale tipo di formato vengono rilasciati i titoli di soggiorno? Allora, abbiamo due tipologie di formato: uno denominato PSE, premio di soggiorno elettronico, è una sorta di bancomat con un microchip, e un'altra tipologia che è in forma cartaceo. Entrambi sono diciamo su modelli conformi disposti dall'Unione Europea, da un'apposita direttiva, e sono anticontraffazione. Quali tipologie di titoli di soggiorno vengono rilasciati? Allora, abbiamo diverse tipologie in base alla diversa motivazione, per cui abbiamo permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per motivi di famiglia, religiosi, per protezione sociale, richiesta asilo politico, minorità, affidamento e così via. Quale documentazione occorre, ad esempio, per il rilascio di un permesso per motivi di studio? Allora, il permesso di soggiorno per motivi di studio è un permesso che viene rilasciato a seguito del rilascio di un apposito visto di ingresso emesso dalla nostra rappresentanza italiana all'estero, rilasciato appunto per motivi di studio, previa verifica del corso di studio e dei mezzi di sussistenza, della dimostrazione della disponibilità di un alloggio e di un'assicurazione sanitaria. Una volta che poi l'interessato entra in Italia, entro 8 giorni deve presentare la relativa domanda e presenta sostanzialmente la stessa documentazione. È un titolo che può essere rinnovato in base appunto al corso di studi, quindi un permesso annuale per un corso annuale e così via. I titoli di soggiorno hanno una scadenza e possono essere rinnovati? Allora, i permessi hanno appunto una scadenza sempre in base alla tipologia per cui sono stati rilasciati. Ad esempio, un permesso per motivi di lavoro relativo a un contratto a tempo indeterminato viene emesso un permesso della validità di 2 anni, per un contratto a tempo determinato avrà validità di 1 anno, e per un permesso per motivi di famiglia sostanzialmente segue la scadenza del titolo del familiare che appunto segue. E poi abbiamo dei permessi che hanno validità diciamo più lunga, riguardo ad esempio il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che viene rilasciato a quegli stranieri che sono in Italia da più di 5 anni e con altri requisiti. E poi abbiamo per i familiari di cittadini dell'Unione Europea una carta di soggiorno della validità di 5 anni. E questa poi può essere prorogata successivamente ed avrà validità decennale. È possibile cambiare la motivazione per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno? È prevista, si chiama conversione, esistono diverse possibilità di conversione, ad esempio un permesso di motivi di famiglia può essere convertito in motivi di lavoro all'atto della scadenza del titolo, oppure può essere convertito un permesso di studio e lavoro a determinate condizioni, o ancora un permesso di protezione speciale può essere convertito qualora l'interessato svolga attività lavorativa, in uno appunto per motivi di lavoro.